Buonasera e bentrovati con una nuova puntata di Ciccome Calcio, 19 marzo, questa sera, oggi è la festa di papà, noi la festeggeremo qui assieme ai nostri ospiti. Vi racconteremo come sempre quello che è successo nel weekend calcistico, toccheremo leggermente la Serie B con Venezia e Cittadella, approfondiremo invece molto molto bene il girone B di Serie C dove le squadre venete, Padova esclusa che non ha giocato ovviamente, hanno avuto risultati altalenanti. Faremo tutto questo con le immagini, con le classiche rubriche che ogni settimana vi presentiamo, il gol della domenica e la top 11 di giornata. E lo facciamo come sempre con la mia spalla, Melissa, che questa sera Melissa non gioisci perché il Padova ha riposato. Si sono Buonasera. riposati, ma mercoledì torneranno a stupirci sicuramente. Quindi in attesa che giochi il Padova, intanto noi parleremo di tutte le altre. Prego, Melissa. Ricordo che potete raggiungerci con i vostri SMS al numero 393-8107-730 e rimanere in contatto con noi settimana sulla nostra pagina Facebook Cicome Calcio. Inoltre è ufficialmente aperto anche il nostro sito web cicomecalcio.it dove troverete tutti i nostri video e le notizie relative sul calcio. Allora, in questa puntata toccheremo anche l'argomento che riguarda Vicenza. Infatti, questa sera al Palazzetto dello Sport di Vicenza si sta festeggiando i 116 anni di storia, quindi avremo un collegamento telefonico tra pochi minuti, ma adesso entriamo nel vivo della puntata e andiamo a presentare i nostri due ospiti. Do il benvenuto al giornalista Luigi Spatalino. Buonasera, Luigi. Buonasera Enrico, ti ringrazio per questo gradito invito. Non solo collega, ma anche amico Enrico. Non ci vediamo da molto tempo, però sono Abbiamo con approfittato te. per Sì, l'occasione giusta. esatto, per ritrovarci come amicizia. Grazie. Al tuo fianco c'è un ex giocatore tra le altre di Bassano e Venezia e di molte altre ancora. Buonasera, Shadi Gogé. Buonasera Enrico, buonasera a tutti. Allora, abbiamo detto in apertura, tocchiamo leggermente il discorso Serie B, quindi chiamo subito in causa i nostri ospiti. Partiamo dal Cittadella, Luigi, un Cittadella che sembra lanciatissimo ai vertici della classifica. Ce la farà a raggiungere questa Serie A oppure no? Guarda, io oggi sono stato proprio a Cittadella, non sono stato a spiare, diciamo, come spia veneziana, no? I movimenti degli allenamenti del Città, tutt'altro, ero a casa di un amico al suo compleanno e quindi abbiamo festeggiato il suo compleanno, e che abita a fatalità proprio nei pressi dello stadio e quindi ogni volta che vado a casa sua è un po' come rivedere tutte le annate storiche del Cittadella. La prima promozione in Serie B nel 2000, poi la seconda promozione a Cremona, incredibile, nessuno ci credeva, il Cittadella vinse 3-1 a Cremona e andò in Serie B. La seconda Serie B che fu quasi eterna, perché tutti quanti parlavano di questo fenomeno Cittadella, poi ci fu una retrocessione indolore, perché l'anno successivo il Cittadella, quindi tipo 3 anni fa, è ritornato subito stracciando tutti in Serie C. Non, è vero che non c'era in quell'anno il Parma, il Venezia, il Padova, è un Cittadella che poi dominò il campionato vincendo quasi sempre solo in trasferta e c'era l'Alessandria però. Alessandria che l'anno scorso, ripetiamo, udite udite, i tifosi del Padova che si sentono tranquilli tranquilli, invece l'Alessandria l'anno scorso si è fatta recuperare come 13-12 punti, Quindi vuol dire che non si è mai troppo sicuri, finché non c'è matematica, Il la Cittadella promozione. le ha le carte in tavola Secondo per. me sì, ecco, venendo a rispondere, l'ho presa un po' alla larga la tua domanda, ecco. E quindi secondo me ha le carte in regola, nonostante abbia venduto l'Itteri al Venezia, e quindi ci sarà questo scontro lagunare proprio al penso tra Venezia e Cittadella. Secondo me ha le carte in regola, nonostante gli addetti ai lavori vanno molto cauti. Io, come addetto ai lavori, invece, se devo spezzare una lancia, la spezzo in favore al Cittadella, più che anche dai playoff, potrebbe essere la vera sorpresa dei playoff, perché andare direttamente in Serie B, in Serie A, scusate, sarà difficile, perché ovviamente Frosinone e Empoli hanno Un tanta roba in piede più. ormai è Secondo andato. me hanno tanta roba in più rispetto al Cittadella. Al tuo fianco, invece, visto che Shadi Gogé ha giocato nel Venezia, ti chiedo del Venezia. Come hai messo questo Venezia? Beh, il Venezia è un'ottima squadra, l'ho anche dimostrato in queste giornate di campionato. È la seconda miglior difesa del campionato, che significa tanto per quando lotti per vincere. È un Venezia che è cambiato tantissimo da quando giocavi tu, è cambiata la Tantissimo, proprietà, è cambiato tantissimo. tutto. Adesso la proprietà è una proprietà solida, stai investendo tantissimo, però i risultati si stanno anche vedendo. Sì, sono contento anche. Bene, siamo contenti tutti perché avere un salto dalla Serie B alla Serie A, sia di Cittadella o di Venezia, qualunque essa sia, ha
ovviamente ci fa piacere allo sport. Chiudiamo questa parentesi di Serie B e passiamo invece al girone B di Serie C, che è quello che riguarda le nostre squadre venete. Andiamo quindi a vedere i risultati che sono maturati nella giornata di ieri. Vicenza su Tirol 0-1, Renate Bassano 1-2, Sant'Arcangelo Triestina 2-2, Teramo Albino Leffe 0-0, Pordenone Fermana 2-0, Reggiana Gubbio 3-2, Ravenna Mestre 2-1, Fano San Benedettese 1-1, Padova Modena è stata annullata, ha riposato Feralpi Salò. Allora, guardando questi risultati, partiamo da Sciadi, Gauger, vediamo tanto, tanti gol segnati, 20 gol, ha vinto il Bassano, è tornato alla vittoria ancora, ha perso il Vicenza, insomma, squadre venete attenuanti, ha perso anche il Mestre oltretutto. Risulti. Sì, no, il Bassano l'ho vista giocare, sono squadre che ho visto giocare, parto dal Bassano, sta meritando la classifica che ha, ha ottime individualità. Per quanto riguarda il Mestre, l'ho vista a Vicenza e gioca molto bene, corrono tutti. E il Vicenza ha qualche problemino di classifica anche, e speriamo tutti che si riprenda al più presto, anche se mancano 8 partite, mi sembra, 7. 8 partite, l'unico pareggio di ieri è lo 0-0 di Teramo contro l'Albino Leffe. Luigi Spatalino, tanti gol segnati, questo è un campionato che, come dicevamo poc'anzi, volge al termine. Padova ormai sembra che abbia un piede, anche se dicevi prima che... Secondo me non è ancora fatta, non vorrei fare l'uccello del malaugurio, perché tanti mi dicono che io sono un po' un gufetto in giro, che mi sposto di qua e di là. Però gufetti a parte, insomma, che i gufi ci sono sempre un po' in tante situazioni, io vedo salutare la vittoria la terza vittoria consecutiva del Ravenna, quindi che il Mestre era in salute, che mi fa un po' riflettere sulle potenzialità di questo Ravenna, che potrebbe essere la vera rivelazione, non per andare su, però potrebbe rientrare nel gioco dei playoff se dovesse mantenere questo ritmo nelle ultime 4 partite. E visto che ci vedono anche a Ravenna, anche a Pesaro, bisogna che parlare di queste squadre, oltre il Triveneto. Mi dispiace per il Mestre, che era un buon momento di salute. Però gli arancioneri penso che si potranno rifare queste ultime 8 partite. Poi un po' sorprendente questo pareggio tra Fano e San Benedettese, il Fano fanalino di coda, però il Fano ha messo sotto un po' tutti, Padova, compresa, è un po' una mazza grande il Fano, un po' anche il Teramo è stato un po' bestia nera del Padova, il Teramo tra l'altro. E questa Triestina che va a corrente alternata, vince, la Triestina pareggio, con la penultima in classifica ha fatto 2-2, si capisce bene un po' questa squadra un po' misteriosa, e nonostante abbia un grandissimo allenatore dal mio punto di vista, che è uno degli allenatori più preparati, però diciamo che la Triestina forse deve ancora trovare la via maestra, e quindi queste ultime 8 giornate sapremo meglio un po' queste 9 squadre che faranno i playoff, quale potrebbe essere quella che potrebbe dar più fastidio alle altre 18 squadre tra il girone A e il girone C, che poi si faranno questa grande cosiddetta ammucchiata, scusate la parola, però questi playoff allargati sono proprio una ammucchiata, nel senso che sono la bellezza di un altro campionato, 27 squadre più la vincitrice della Coppa Italia, o se la vincente della Coppa Italia, il regolamento dice così, avesse già conquistato la promozione in Serie B, giocherebbe la semifinalista. L'anno scorso toccò al Matera, non so se te lo ricordi. Sciadi Gauger, invece a te chiedo un parere tecnico. Hai iniziato la stagione col Fondi, quindi quest'anno hai avuto modo già di assaporare questa Serie C. È una Serie C che sta cambiando di anno in anno, le regole dei giovani, tante novità introdotte dalla Lega. Che Serie C è questa? Sicuramente rispetto agli ultimi anni il livello si è abbassato. Non sono io a dirlo, ma anche le statistiche. E poi volevo ricordare una cosa: l'anno scorso Alessandria si è fatta recuperare perché dietro aveva una squadra come la Cremonese. Io dietro al Padova quest'anno, mi dispiace dirlo, ma non vedo altro. E niente, le regole sta bozzando un po' la rincorsa, ma non è... Non la vedo come la Cremonese dell'anno scorso. E poi niente, poi le regole sicuramente stanno cambiando un po' il calcio, perché ci sono tante società, tante in difficoltà, tante che utilizzano i giovani perché proprio hanno proprio difficoltà economiche, e quindi il livello si abbassa ovviamente.
Bene, visto i risultati della giornata di ieri, andiamo a vedere anche la classifica che è maturata proprio nella 30ª giornata di campionato. Padova 52, Bassano Reggiana 43, San Benedettese 42, Feralpi Salò 40, Sudtirol 39, Triestina, Mestre e Pordenone 37, Renate 34, Albino Leffe 33, Ravenna Fermana 32, Vicenza 31, Teramo 28, Gubbio 27, Sant'Arcangelo 25 con un punto di Fattibile, penalizzazione e Fano 23. importante. Ecco, allora, vista anche la classifica, vediamo che il Padova, come dicevamo poc'anzi, è saldamente al comando, però la Reggiana ha una partita in meno rispetto al Padova e in più, Luigi, c'è anche lo scontro diretto tra Reggiana e Padova. Secondo me, io il Padova non lo vedo più in salute la Reggiana adesso, in questo momento del campionato, in questo momento storico del campionato 2017-2018. Ecco, non me ne vogliono i tifosi del Padova, però per andare in Serie B bisogna avere la matematica certezza. Finché non c'è la matematica certezza, io l'anno scorso l'Alessandria non lo so come abbia fatto a perdere questo campionato, per me era già promossa. Poi non lo so cosa sia successo, la Cremonese probabilmente, come dice Shadi, aveva qualcosa in più, non hanno mai mollato, un grande allenatore l'aveva anche questa Cremonese e ce l'ha ancora quest'anno in Serie B, quindi onestamente tanto di cappello alla Cremonese l'anno scorso che ha fatto una rincorsa storica. Io penso che una rimonta così memorabile nella storia del calcio, a mia memoria manzoniana, non me la ricordo, so, aveva recuperato oltre 12-13 punti, non lo so, una cosa allucinante. Sì, a febbraio aveva montato. L'Alessandria ha una spava e un po' il Padova in questo periodo mi sembra che sta un po'. Poi la sconfitta in casa col Teramo, secondo me, non so quanto sia stata digerita dall'ambiente bianco scudato. Poi, diciamo, tra gufi e gufetti, la stampa padovana, insomma, siamo maestri in questo praticamente. Tra i tifosi bianco scudati, non so quanto siano contenti, insomma, della stampa patavina. C'è anche da dire che l'anno scorso l'Alessandria aveva allestito una squadra importantissima, veniva dalla semifinale in Coppa Italia con il Milan, quindi vuol dire tanti denari investiti bene. Per quanto riguarda invece il nostro girone, Shadi, il tuo Bassano, tra virgolette, il Bassano in cui hai militato per tanti anni, è lì secondo in classifica, è la squadra però che ha più partite di tutte perché ne ha due rispetto al Padova in più, però insomma i playoff ormai sembrano assolutamente alla portata di questo Bassano. Sì, è la squadra anche più in salute, secondo me, insieme alla Reggiana. La San Benedettese ha perso, è calata. La Feralpi è ripresa dopo che ha cambiato allenatore. Sudtirol è una buona squadra. Ecco, la Triestina, mi aspettavo più dalla Triestina, magari. Se mi permetti, io vedo un playoff, mi azzardo in questa previsione, poi la trasmissione è registrata, quindi se dico qualcosa che sia vera vuol dire che sono stato un emo, però vedrei tra il girone A, il girone B, il girone C, nel nostro girone, dico nostro perché è quello triveneto, umbro, marchigiano, poi Guinea più ne metta perché qua ci sono squadre un po' lombardo, oppure c'è anche, mi ha molto deluso il Renate, che era partito, no, come antagonista del Padova, poi si è sciolto come neve al sole, come stamattina l'abbiamo visto la neve, e poi Renata si è che sciolta. non vince più da 2 mesi. Non riesce più. Poi il Pordenone mi ha un po' deluso, che è stata la prima vittoria quest'anno nel 2018 allo stadio del Pordenone, i ramarri del primo successo del 2018, e mi ha molto deluso sia Renata che il Pordenone. Però io vedrei una finale playoff, mi azzardo, un Catania-Livorno, un Catania-Livorno da Palatifini, attenzione. Io escluderei, quindi tolgo la Samb e la Reggiana, proprio se il Livorno non ce la fa perché è in crisi di risultati e ha subito una rimonta incredibile da parte del Siena, che ha fatto una rimonta spettacolare, complimenti al Siena, alla Robur, mitica Robur Siena, complimenti, e anche se non ci vedono in Toscana, però complimenti lo stesso perché se lo meritano. E adesso è prima con qualche punto di vantaggio sul Livorno. Io mi azzardo, il Livorno ormai lo vedo in caduta libera, perciò ha perso anche, mi sembra, domenica scorsa, E tra quindi. l'altro hanno perso tutte e due domenica. Sì, in casa, poi perde punti in casa, quindi lo vedo. Quindi mi azzardo un Catania-Livorno. Male che vada, che il Livorno non vada in finale playoff. Io già vedo Lecce, lo già vedo favorita. E dando per scontato che il Padova ce la faccia a tagliare sto traguardo, perché se non ce la fa quest'anno, onestamente, non ce la farà più, secondo me, perché poi i soldi sono quelli che sono, gli investimenti ne hanno fatti tanti e perciò devono per forza arrivare dove devono arrivare. E quindi se non c'è questo Catania-Livorno, io vedrei un Catania proprio Catania-Reggiana, un po' meno da blasone, diciamo così, con tutto rispetto per i tifosi della Reggia, però onestamente non mi dispiacerebbe vedere una bella finale così. Invece, Shadi, ti chiedo che differenza vedi tra i vari gironi, visto che abbiamo affrontato un po' questo tema, A, B e C, ci sono squadre spartite, ma che differenza c'è tra uno e l'altro? Beh, sicuramente il girone B è il più forte.
sia per squadre sia per il livello, perché ho avuto l'occasione anche di vedere il girone C io, e comunque il girone C, tolte due o tre squadre che sono Trapani, Lecce e Catania, il resto sono tutte squadre normali. Nel girone A è la stessa storia, perché c'è Livorno, Pisa e Siena. Mi aspettavo più dal Pordenone, ecco, quello. Però secondo me io vedo una finale Pordenone-Trapani. Bella anche questa, Questa guarda. sarebbe una super finale in realtà. Eh sì, un nord contro sud, no? I Ramarri contro i Granata del Trapani. Sarebbe bella anche Anche questa. perché si possono riscattare tutte e due, dopo un inizio un L'anno po'. scorso il Pordenone un po' ha avuto un po' di sfortunella, insomma, no? Beh, in semifinale Questa sera playoff col ha giocato Parma. Io benissimo. Io l'ho vista la l'ho partita, anzi, visto. meritava il Pordenone. Più che il Parma. Però il Però. destino ha voluto così. Sì. Destino voluto così. Ricordo di raggiungerci con i vostri SMS al numero 393-8107-730 e rimanere in contatto con noi settimana sulla nostra pagina Facebook C'Come Calcio. Allora, mentre proviamo a raggiungere il nostro ospite da Vicenza in collegamento, continuiamo con il discorso aperto proprio poc'anzi, insomma, abbiamo già anticipato un po' Le quali finali potrebbero playoff a essere 8 giornate. le finali playoff. La domanda che voglio fare è questa: Alessandro l'anno scorso ha fatto una corsa strepitosa, poi alla fine è arrivata praticamente finita e il Parma sappiamo tutti com'è andata. Se il Padova non dovesse raccogliere il primo posto adesso, potrebbe fare la stessa fine, cioè una corsa strepitosa fino a fine Non campionato. credo, non credo. Cioè, no. Parma, Parma è Parma, con tutto il rispetto per Padova, però Parma, una piazza, Allora, intendiamo la fine dell'Alessandria, non del Parma. ha qualche blasone. Sì, beh, in teoria sì, perché quando finisce la benzina, la macchina bisogna spingerla. Perciò alla fine, adesso spero che il Padova riuscirà a incamerare più punti possibili in queste 8 partite, perché prima arriva la matematica certezza e meglio è per Padova, per la città di Padova, per i tifosi biancoscudati che potranno festeggiare tranquillamente questa Serie B che sta sembrando quasi un'ossessione per la piazza biancoscudata, che tutti la danno già per certa e quindi non è ancora fatta e quindi bisogna lottare, come si dice al giornalista, devi stare sempre sul pezzo. E il Padova deve stare sempre sul punto, deve stare sempre sul pezzo perché anche se ci sono questi acclamazioni, no? Che è già fatta, è già fatta, è già arrivata, qui non è arrivato proprio niente. Secondo me bisogna conquistarla sul campo e poi dopo tutti insieme potranno festeggiare questa benedetta promozione in Serie B che a Padova manca da un po' di tempo. Poi dopo il fallimento che c'è stato sono stati abbastanza bravi, insomma, a ricompattarsi come ambiente, a creare a far rimanere vicina la tifoseria, la squadra. E quindi penso che se lo meriti la città di Padova, con la promozione. Tu, Shadi, che in campo ci sei stato, cosa significa per un giocatore che è convinto di avere in mano un campionato e poi all'ultimo ti viene a mancare qualcosa, devi giocarti i playoff, che in questo caso, come abbiamo detto, è un altro campionato, è dura poi alla È fine. dura, soprattutto mentalmente. Soprattutto mentalmente, però io l'ho visto giocare il Padova, l'ho visto giocare a Bassano, ha saputo soffrire e alla fine ha vinto. A differenza dell'Alessandria, ho visto proprio quello. Però se mi permetti, beh, Allora, facciamo prendiamo intanto una cosa. abbiamo il nostro ospite di collegamento telefonico, il giornalista Federico Pampanini, che ogni tanto viene qui in studio da noi, giornalista di Sporttube. Buonasera Federico. Buonasera Enrico, ciao ai tuoi ospiti. Allora, sentiamo un Quasi sottofondo nascosto in un molto angolino. bello, raccontaci cosa sta succedendo a Vicenza. Allora, infatti, sono qui nascosto perché sentirete in sottofondo un audio, un boato notevole, in quanto sono all'interno del Palazzetto dello Sport di Vicenza e c'è la serata di gala, si può dire, che celebra i 116 anni della storia del Vicenza Calcio. E ovviamente, insomma, c'è avuta veramente tanta neve per vedere insieme due palloni d'oro su quattro che l'Italia ha vinto, cioè di calciatori italiani, questa serie in Ah, stavo esclusiva, si vedendo può proprio in dire, questo momento, sono Federico. Paolo Rossi con Roberto Baggio assieme questa sera per essere un po' testimonial di un almanacco che è stato la novità, quella che ha fatto da collante anche sulle figurine, quelle che noi vedevamo da ragazzini. E finalmente mette insieme tanto della storia del Vicenza Calcio in una serata unica.
Allora, questa è una serata che, come dicevi, è importante per Vicenza. Si presenta questo almanacco. Vediamo nelle foto che ci avete fatto pervenire anche Sergio Vignoni. Sergio Vignoni, che ha lavorato tantissimo per il Vicenza, a scopo benefico anche, se non sbaglio. Sì, in effetti io devo ancora, ti dico la verità, non ho ancora avuto la fortuna, l'occasione di, ma appena avrò una copia sotto mano, di sfogliarmelo tutto d'un fiato e so che c'è l'iniziativa per dare con la vendita che da domani dalle librerie principali della città di Vicenza c'è la possibilità quindi di fare la raccolta che andrà quasi tutta per i tifosi, per organizzare le trasferte e anche per il settore giovanile perché posso supportare tutte le varie condizioni di logistica che sono a volte insomma molto molto distanti come squadre da affrontare, quindi sono sicuramente una piccola goccia però che farà tanto bene ai nostri colori. Ecco, abbiamo in studio Luigi Spatalina che vuole Sì, farti una ciao domanda. Federico, grandissimo, come stai? Ciao, ciao, tutto bene, grazie. Te Ciao. come stai? Bene, bene, grazie, mi fa piacere vederti sempre sul pezzo, come diciamo prima, no? Ecco, Ci e provo, questo dai. è sì, è importante. Volevo chiederti due piccole domandine, no? Una, qual è Sì. secondo te, a parte le tre che andranno direttamente in Serie B, quali sono le tue due favorite per la finale playoff che abbiamo azzardata in studio? Qui è arrivato un Pordenone Trapani e un Catania Livorno, o massimo un Catania Pordenone oppure un Catania Reggiana. Tu come quale vedi quelle che non andranno in Serie B direttamente, le favorite per una finale playoff? Beh, la domanda è fantastica e Se a forse non è nella memoria. sede giusta per rispondere a No, questa domanda. no, 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 ma guarda, ma io conosco bene il mister, quindi lui è un grande appassionato, un esperto davvero, che poi riesce a trasmettere anche divertimento, oltre che soltanto amore sacro per il calcio. Quindi posso dirti anch'io in maniera un po' divertente che vedo bene, ancora una volta, un Lecce da parte del girone C, che è quello che fino in fondo dovrà dire se veramente i salentini possono fare il salto di qualità quest'anno, che attendono ormai da tantissimo, e forse che quest'anno sono i meno pronosticati, potrebbe esserci la svolta. E dall'altra parte, nel nostro girone, perché il girone A lo vedo un po' più debole, potrebbe esserci una tra o la San Benedettese o la Reggiana. Quindi, che aveva detto Reggiana, mi unisco alla coda della Reggiana, però la San Benedettese la vedo con una certa maturità sportiva. Poi, certamente, insomma, ci divertiamo a fare un po' di totocalcio, dai. Ecco, prima di lasciarti, Federico, ti chiedo, abbiamo visto le foto di Roberto Baggio e Paolo Rossi, abbiamo visto anche Toto Rondon, quali altri ex grandi giocatori sono presenti a questa serata? Allora, guarda, c'è un parterre straordinario, non è propriamente, come dire, la notte degli Oscar perché l'atmosfera è abbastanza intima, nonostante ci sia un grande frastuono, perché ci sono tutti i calciatori più importanti della Coppa Italia, da Viviani, Di Carlo, ovviamente in prima fila, poi c'è anche una delegazione, si può dire, della Vicenza dei primi anni 80 con addirittura Maratti come attaccante che non la finiva più, tra virgolette, di avere il microfono per raccontare tutti i suoi aneddoti. Quindi una storia nella storia. Poi ci sono altri come Leli per dare insomma valore al Real Vicenza, ovviamente oltre a Paolo Rossi, e ci sono stati anche dei ricordi di Azeglio Vicini, è stata presente qui delle prime file anche la moglie Ires, con un ricordo speciale per lui, con un ricordo anche di Luis Vinicio addirittura, che ha fatto un video Facebook, si può dire, della sua tenuta, dal suo ritiro, e Olione ha dato nella sua tipica accento un po' campano, un po' vicentina, un po' argentina, ha dato il saluto insomma a tutti, sperando che, come diceva Nevio Scala, che è un altro dei pezzi grossi di questa sera, possa fare come il Parma che stava soffrendo, invece dopo sappiamo cosa ha Un'ultima vinto. domanda che da parte di Luigi Spatalino, prego Luigi. Federico, tu che sei un tifosissimo del Vicenza, so che sei tifoso anche dell'Avellino, i nostri telespettatori lo devono sapere. Avellino prima di tutto, poi dopo uno spazioncino anche per il Vicenza Calcio, Ma non credo proprio. ma Avellino Vicenza, Federico, non so come, sarebbe una bella lotta, direi Allora, di fare. guarda, ti dico, Tra questa qui Irpini e... sarà ovviamente
sono diciamo due arterie del mio cuore, quindi fondamentalmente Va non posso che bene, non smentire, ma ci conosciamo però bene posso noi. dire che è una lotta dura perché c'è una parte della mia vita che è partita con le figurine Panini quando c'era appunto questa squadra che era una squadra dei miracoli e poi la squadra della tua città quando cominci ad avere anche Un la certo tua Dirceu, no? Quanto mancano queste figure al lucidità. calcio come Paolo Rossi, Roberto Baggio, un certo Dirceu, no? Che giocava dalle parti della Campania. Dirceu sì, è un grandissimo che purtroppo non c'è più, è portato via da un incidente abbastanza prematuramente. È sicuramente una delle icone degli anni 80, uno di quei Barbadiglio, calciatori che Barbadiglio, no? al di là delle rivalità sportive poi tutti si possono godere nel corso del tempo. Barbadiglio, te lo ricordi, Barbadiglio? Mamma mia, Geronimo Barbadillo, peruviano, il primo peruviano che arrivò in Italia come straniero, Ma è ci mancano davvero un po' questi personaggi, no? Dal 90° minuto, vero? bravissimo, Ci bravissimo. mancano queste Mancano figure. veramente tanto, mancano veramente tanto. E noi in un certo senso siamo stati anche fortunati, caro Luigi. Ne siamo cresciuti a Siamo pane e purtroppo pallone, caro Federico, eh? Pane e pallone. assolutamente, assolutamente. Bene, Federico, io ti ringrazio per il tuo contributo, ti auguro una buona serata e ti aspetto qui in studio prossimamente. Va bene, Ciao tira l'orecchia a Fede, Luigi ciao, buon perché lavoro, un abbraccio, ci ciao. tenevo a perpetuare un po' di riservatezza, no, a parte le battute, ognuno sapete che i telecronisti insomma hanno anche i loro segreti, però Abbiamo svelato l'arcano, insomma, no, ma dai. figurati, ma per tranquillizzare insomma tutti i tifosi c'è ovviamente un amore per la mia squadra della città Ma ti ho e voluto poi mettere in come al difficoltà, solito dai. bisogna essere, no, bisogna essere ovviamente poi super partes È vero, dai. nelle occasioni che contano. Bene, Buona serata grazie a voi. Federico e buona serata. Grazie, arrivederci. Bene, abbiamo sentito anche questa bellissima serata che sta prendendo piede a Vicenza. Andiamo invece ora a vedere le immagini del Vicenza, la sconfitta subita venerdì sera contro il Sudtirol. Una partita, insomma, adesso la commenteremo con i nostri ospiti. Una partita che sotto il profilo tecnico ha lasciato molto a desiderare. Partiamo da chi il campo lo conosce bene, Sciadi. Intanto vediamo le immagini. Un Vicenza che insomma, gioco non è affatto, poche idee messe male, un paio di occasioni in realtà ci sono state, però non è bastato. Guarda, io dal Vicenza mi aspetto di più, cioè devono dare di più. Onestamente la squadra come la loro, vederla in fondo alla classifica non è di certo bello. Anche perché io poi vivo a Vicenza, quindi spesso e volentieri sto a contatto con i tifosi e robe varie, però ci aspettiamo tutti di più dal Vicenza. Specialmente in questo periodo dove c'è tanto amore, forse ancora di più rispetto agli anni scorsi, proprio per la crisi societaria in corso. Sì, ma Vicenza è seguitissima, poi io 6.000 abbonati quest'anno, penso che stanno a pari del Lecce, di queste piazze così, quindi nonostante la retrocessione, quindi penso che l'amore da parte dei tifosi in questa piazza non manchi. Intanto vediamo le immagini di Luigi Spatalino che abbiamo visto, tu che sei anche un arbitro, abbiamo visto un rigore Sì. netto non Allora, concesso. io come arbitro non posso commentare l'operato dei miei colleghi, a prescindere che io arbitro gli allievi, lui arbitra in Serie B, Però quindi c'è un po' di differenza. l'immagine sembra abbastanza Arbitrare gli chiara. allievi giovanissimi, non dico che non corro, sto fermo, però diciamo, ho una bella panzetta, come potete vedere, so, perciò faccio fatica a stare dietro agli allievi giovanissimi, figurati in Serie B. No, non mi permetterei mai di giudicare un mio collega. Probabilmente sì, non so, c'era un qualcosa Ci poteva stare. evidente. Ci poteva stare, non lo so, non ho rivisto bene l'azione, però anche secondo me, anche se sembra una pugnalata al cuore, però da padovano come sportivo mi dispiace vedere il Vicenza, che è una piazza tra le più importanti in Italia, tra le provinciali, ecco, parliamo, tra le provinciali più importanti d'Italia, non solo perché ha vinto una Coppa Italia, una semifinale di Coppa delle Coppe, per quello che c'è, mi dispiace vederla annaspare così. Questa situazione grottesca, cioè che fa ridere ma non diverte. Una situazione un po' kafkiana, nel senso che non si capisce bene da chi l'abbia creata, se chi c'era prima, chi è venuto dopo. Le colpe sono un po', sai, è un po' come il gatto che si morde la coda. Qua a Vicenza non si capisce bene di chi sia la colpa, di questa situazione, di questo fallimento. Adesso all'asta poi andrà venduto il titolo del Vicenza per pochi spiccioli, si può dire, e ne varrebbe molti di più.
Ovviamente poi accollarsi un debito che risulta abbastanza. Sì, che quelli non sono spiccioli, ma sono un po' più di sono spiccioli. milioni. Comunque, effettivamente il Vicenza come squadra, secondo me, non è neanche da buttare via, ecco. C'ha delle ottime individualità. E quindi già l'anno scorso, secondo me, la retrocessione è stata un po' figlia di tanti errori fatti dalla società. E quindi l'anno scorso il Vicenza si poteva salvare tranquillamente con 3-4 giornate di anticipo. Poi impressionante. Poi c'è questa maledizione del Menti, no? Che comunque tutti quanti i giornalisti, i miei colleghi, hanno fatto rimbalzare sui vari media locali e nazionali, questa maledizione del Menti. Forse il troppo amore dei tifosi del Lanerossi crea dei disagi alla squadra. A questo punto non so più come definirla sta Hai cosa. fatto bene a ricordarlo perché il Vicenza non Perché vince al Menti da novembre scorso, fatalità. la maledizione del Menti è un po' il tam-tam nel quotidiano digitale per cui ho lavorato fino a pochi mesi fa. Il Vicenza Today, dove alla fine proprio si chiama così, la lana è novela, la maledizione del Menti, sono delle terminologie giornalistiche che vengono spesso usate per parlare, insomma, no, del Lanerossi Vicenza. E secondo me, vedi anche il gol che hanno preso adesso, abbastanza difesa non piazzata, un po' disattenti, ecco, un gol che si poteva benissimo evitare, no? Però con i pareggi non si fanno strada, ecco, addirittura c'è qualcuno che parlava di Vicenza potenzialmente ai playoff, io glielo auguro per carità, però già è tanto salvarsi le penne, nel senso rimanere dentro. E dopo ti dico, dopo di più, un'altra cosa, non la voglio dire adesso, la dico dopo, volevo lasciare spazio a Shadi. Shadi, infatti a te volevo chiedere quanta pressione c'è in questo momento nei giocatori. Ricordiamo che mercoledì arriverà la penalizzazione, 4 punti in meno, quindi il Vicenza si troverà a ridosso dei play-out. Insomma, i giocatori la sentono questa pressione addosso. Tanta pressione. L'unica cosa in queste situazioni qua è mettere più cattiveria. Ho visto il gol che hanno preso all'85esimo, dove secondo me è mancata proprio la cattiveria giusta su calcio piazzato. E poi un paio di occasioni anche sbagliate che Vicenza avrebbe insomma, potuto fare un po' meglio. Andiamo a sentire cosa ha detto Mister Zanini nel post partita, due dichiarazioni al volo perché la dicono lunga su quello che è successo al Menti. Il pareggio poteva essere giusto, però penso che prima del gol abbiamo avuto noi un paio di occasioni nitide per fare gol. C'è stato un momento per vincerla e non l'abbiamo vinta, peccato, loro hanno fatto un mezzo tiro in porta, un gol. Come dicevo, si risolve questo campionato di episodi e loro è stato più favorevole del nostro. Senza dire adesso rigori, non rigori, robe in generale, però penso che sia, la lettura della partita sia stata questa, non ho visto assolutamente una squadra superiore alla nostra, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto, ripeto, un paio di occasioni nitide e lì si doveva andare in vantaggio. Io ho visto partite, tante ne ho viste, e non ho mai visto una squadra dominare, schiacciare, uccidere le altre, quindi specialmente su di tiro. Non è mai stata una squadra che è una squadra fisica, una squadra di categoria, una squadra che ha gente di gamba, pericolosa, e quindi bisogna stare anche un attimo attenti. Io lo sapevo, questa era una partita, doveva decidersi da episodio. Siamo arrivati abbastanza bene lì sulla tre quarti, lì è mancato qualcosina. Penso che sia questo il discorso. Però mister, è sembrata una partita diversa rispetto anche solo quella di contro di Trieste, anche a livello sia di gamba ma anche di testa dei Sì, questo giocatori. sentenziale. Non sono d'accordo su questo argomento perché li vivo. Cioè, al primo minuto sono entrati in campo per vincere. Assolutamente sì. Ripeto, a Trieste abbiamo vissuto dei momenti che ci hanno schiacciato. A Triestina, secondo tempo, oggi non ho visto questo. Magari uno si aspetta che gli altri appena prendono palla noi la recuperiamo, non è così. Non è semplice spiegare partite così. Noi, ripeto, loro una squadra molto fisica, una squadra che è difficile da affrontare, giocano anche bene, una squadra che è costruita bene, quindi giocano molto sereni e erano pericolosi. Noi abbiamo cercato con le nostre caratteristiche di fare certe cose. In un momento delicato dove è logico che non possiamo giocare sereni come
possono giocare loro, e quindi probabilmente un po', siamo un po' contratti, questo ci può stare benissimo. In certe situazioni c'è anche l'episodio che ti dà una mano. In questo momento non ci sta dando questa mano l'episodio, perché secondo me anche la rovesciata di Come del primo tempo, ho visto uno allargare la mano, non sto recriminando il rigore, sto recriminando l'episodio, ecco, solo questo. Il secondo tempo Giacomelli, penso che abbia avuto una grandissima occasione, eravamo a 2 metri dalla porta, mancava 15 minuti, va in vantaggio lì, è finita la partita. Dichiarazioni di mister Zanini. Andiamo velocemente anche a vedere quello che ha detto Paolo Zanetti, l'allenatore del Sutila, perché essendo un grande ex del Vicenza ha fatto due parole molto importanti che vale la pena ascoltare. Importantissimo per la classifica nostra, che ci fa proseguire il nostro cammino con grande fiducia. Umanamente mi dispiace, sono sincero, sarei falso a dire il contrario, perché sono tifoso, perché sono cresciuto qui, perché ho una settantina di partite, le ho fatte anch'io qui dentro, e mi dispiace per i tifosi, ma non tanto per questa partita, ma per quello che stanno attraversando tutta la società, per quello che è la situazione extra campo, che probabilmente non fa neanche vivere tranquilli il mister, vivere tranquilli i ragazzi, e spero per loro, insomma, che riescono a salvare la categoria, e anche se a mio avviso questa è una squadra che ha le capacità per entrare anche nel giro dei playoff e giocarsela, perché credo che sia una squadra che ha delle individualità importanti, e un combatte non solo contro gli avversari, un combatte anche contro altre cose, quindi non è di certo semplice. Tra l'altro forse tu hai la fortuna di essere in una realtà che dal punto di vista societario è l'esatto opposto, no? Nel senso, una realtà ben strutturata, con idee chiare, con una programmazione di lungo periodo, è la dimostrazione che le idee e la programmazione a volte fanno molto, anzi quasi sempre fanno molto, no? Assolutamente sì, hai detto bene, ho la fortuna di essere in una società che prima di tutto non fa mai il passo prima della gamba, e credo che questa sia l'aspetto più importante, cerca di crescere e cerca di crescere un tassello alla volta, investendo sulle infrastrutture, investendo su un centro sportivo che abbiamo adesso a disposizione, meraviglioso, ora si investirà anche sullo stadio. Credo che prima crea le fondamenta e poi dopo guarda il futuro. È evidente che non sono in una piazza esigente, perché avendo poco pubblico questo probabilmente diventa un po' più facile da fare. Però credo che questo serva anche di insegnamento, ma non solo l'aspetto Vicenza Calcio, anche l'aspetto Modena, l'Arezzo, insomma tutte squadre che non riescono a rimanere dentro certi parametri che sono fondamentali. E mi dispiace, perché soprattutto per il Vicenza personalmente è una società che meriterebbe di stare in atti palcoscenici. Ecco, abbiamo sentito le dichiarazioni di Paolo Zanetti, io le giro subito a Shadi Gauguin. Zanetti ha detto due cose semplicissime: programmazione, obiettivi, lavoro, insomma. Quanto è importante è oggi la programmazione per una società? Con tutti i problemi che ci sono è fondamentale organizzare. Una Serie C senza soldi e senza programmazione non va da nessuna parte? No. Luigi? Parole sacrosante, insomma. Beh sì, come prima in questo stacchetto si parlava che se non c'è programmazione con non tanti soldini o non tanti schei, come diciamo noi veneti, no? In Serie C si va poco lontano. Nel caso si faceva l'esempio, no? del Delta, Porto Tolle, che l'anno scorso ci ha provato a fare sta fusione con Rovigo, il Gabrielli, lo stadio, c'era lo stadio, la struttura, però forse mancava il contorno, no? Mancava un po' questa progettualità, che è fondamentale, perché bisogna mettere assieme tanti tasselli tra giocatori e pianificare le trasferte, e poi fare il grande balzo ci vogliono sì un po' di soldi. Quindi vediamo in queste della Serie D, poi che andiamo fuori campo, no? C'è questa lotta a tre tra Arzignano, Virtus Vecon, Verona e Campodarsego, e sarà fino alla fine lotta serrata tra queste tre squadre: una padovana, una patavina, una vicentina e una
Veronese. Sarà veramente una lotta bellissima da vedere, da godersi per i tifosi calcistici questa lotta. E poi, se mi consenti una provocazione, no? E se il Vicenza fosse fallito prima dell'inizio del girone di ritorno, cosa risponde il buon Enrico? Questo è un tema che abbiamo affrontato più di qualche volta qui in puntata e in realtà una risposta non c'è, perché anche col Vicenza ancora in campo si parlava di ridisegnare i calendari, non sono stati ridisegnati, e quindi sarebbe stato un bel punto di domanda. Sicuramente avremmo avuto due squadre nel girone B, adesso sta saltando anche l'Arezzo nel girone A, quindi sarebbe veramente Quasi una un disfatta. campionato falsato, chissà cosa ne penserebbe, no, Gravina, no, Sì, che è stato anche indizio per diventare presidente della FIGC, oltretutto. quindi una situazione un po' esplosiva, ecco, diciamo così, Esatto, una situazione esplosiva, paradossale che non si è neanche paradossale, mai paradossale. verificata in tanti anni di campionato. Bene, andiamo a vedere velocemente anche le immagini del Mestre, una sconfitta pesante a Ravenna. Dopo sentiremo anche Mauro Gironelli in sala stampa, un Mauro Gironelli leggermente polemico, dopo l'ascolteremo, intanto vediamo le immagini. Mestre, che come dicevamo prima è una delle squadre più in forma, Shadi, così tu l'hai vista già un paio di volte. Sì, sta facendo un grande campionato. Si è portato Gironelli tanti giocatori della Serie D e questo è lo zoccolo duro Sì, della. sta andando secondo me oltre le aspettative. È un mestre che gioca bene, che non ha paura di nessuno, gioca a viso aperto, gioca fino al 90esimo, insomma, in Serie G. Corrono tutti, cosa fondamentale nel calcio di oggi. Se ne vedono poche in Serie G squadre come il Mestre in questo momento. Sì. Io ho avuto la fortuna di conoscere il signor Zironelli, vicentino doc, si può dire, quindi una persona che ama molto Vicenza e la sua città, però sta facendo veramente un lavoro da grande professionista. Ci sono delle voci che dicono che l'anno prossimo potrebbe Magari, andare anche in Serie D. mi piacerebbe tantissimo Lui è venuto qui ospite da che noi e andasse, ha che detto ho il venisse a contratto Vicenza, per un mi altro. piacerebbe, se lo meriterebbe come carriera Mauro, perché è veramente una persona che merita. Non me ne vogliono i tifosi del Mestre, per carità, lunga vita Zironelli al Mestre. Potrebbe fare un grandissimo playoff, sarebbe quasi impossibile che il Mestre andasse in Serie B, anche perché i famosi Schei ce ne vogliono tanti. Insomma. Quindi già che il Mestre vada a giocare addirittura a Porto Gruaro, penso che per un tifoso del Mestre, poveretto, si deve sobbarcare una trasferta di 120 km quasi andata e ritorno, non lo so. Però questo va dato che, nonostante tutto, le problemi e problematiche di questa stagione, il Mestre sta disputando sempre in trasferta questo campionato, perché in casa gioca a Porto Gruaro, che è ben lontano da Mestre, e in trasferta gioca sempre in trasferta. Però sempre partite sul pezzo, sempre partite entusiasmanti, e quindi Ecco, io tornando al vedo una discorso. squadra, gli arancioneri stanno veramente facendo un ottimo campionato. Tornando al discorso Gironelli, lui è venuto ospite da noi e ha detto chiaramente in telecamera che ha il contratto per un altro anno, ma è già d'accordo col presidente che se dovesse arrivare la chiamata irrinunciabile sarebbero entrambi d'accordo sulla sua partenza. Ovviamente sarebbe un salto per un allenatore, Shadi Gosian, un allenatore giovane che però insomma sta facendo bene e anche gli allenatori oggi scarseggiano, parlo di preparazione tecnica. Secondo me se lo merita, merita un'opportunità. Lui era a Bassano, allenava la Beretti quando io ero a Bassano e già se ne parlava molto bene. E di strada ne ha fatta, l'anno scorso ha stravinto il campionato di Serie D, dicevi giustamente Luigi, stanno giocando sempre in trasferta quest'anno, l'anno Che bella scorso a trasferta. Mestre ci raccontava proprio Gironelli che lo stadio era gremito, sempre 2000-2500 tifosi, insomma. No, perché sarebbe stato buono giocare anche a Mogliano Veneto, ecco, che è provincia di Treviso, però sempre vicino a Mestre. Invece non hanno avuto il via libera per giocare a Mogliano, ovviamente il baracca Non non si è può giocare, agibile. non è agibile. Allora, abbiamo visto anche le immagini del Mestre. Andiamo subito a sentire le dichiarazioni di Gironelli nel post partita di domenica. Un Gironelli appunto polemico, eccolo qua. Però poi abbiamo avuto, siamo stati poco precisi a mangiare il campo, però abbiamo sempre giocato palla a terra e per fare i complimenti ai miei ragazzi. Non può più ridurre la prestazione della sua squadra, perché se no abbia fatto No, un'ottima assolutamente, gara. abbiamo anche chiuso con un pressing in avanti dove ci sono stati dei palloni vaganti davanti a Venturi che è mancato un filo per buttarla dentro, loro nel secondo tempo
hanno fatto un tiro su punizione centrale al mio portiere, hanno fatto un bel gol sulla ripartenza. E tutto bene, peccato gli ultimi 20 minuti dove praticamente non si è giocato, ma ormai è una cosa che vedo in parecchi campi e mi dispiace solo che siano spariti i palloni a 20 minuti dalla fine, questo è una brutta cosa da meno. È una cosa che succede un po' in tutti i campi. È una cosa che ne abbiamo parlato con gli arbitri, ma si vede che ancora una volta, dopo che vedi un portiere che nel secondo tempo praticamente perdeva 40 secondi ogni volta per rimettere la palla per terra e non gli fai niente, quando vedi uno che si fa cambiare, che va dall'altra parte del campo per quattro giocatori di fila, e voglio dire, ci sta tutto, si usano tutte le armi e tutto quanto, se poi gliele permettiamo anche di usarle, allora per me il calcio rimane uno spettacolo, questo non è uno spettacolo, è una brutta roba da vedere, scusate, ma è una bruttissima roba. A Maestro non succede? No. Il mio portiere non gli permetto, a parte che se è un portiere che perde il tempo io non lo vado neanche a prendere. Mentalità bruttissima, non è colpa loro, è di chi glielo permette. A parere l'arbitro cosa avrebbe dovuto fare? Ammonirlo. Scusate, ma c'è un portiere che perde tempo 30 secondi ogni volta che va fuori la palla e fa finta di andare a prendere la palla, non la prende. Poi quando sostituisce uno, i palloni a 20 minuti alla fine sono spariti. Spariti, voi probabilmente non siete accorti, io l'ho detto ai commissari di campo, non vi siete accorti, si sono accorti tutti. Vi ripeto, continuiamo a far finta di niente, se questo lo spiego. Non può intervenire. Non può intervenire? Cosa deve fare? Deve ammonire. Chi? Chi perde tempo e viene ammonito, non è difficile. Difficile nel senso, difficile in tutti i sensi. Ma perché non ha mai visto un arbitro ammonire un portiere? Sì. Parecchi arbitri ammoniscono. Ecco, abbiamo sentito Mauro Gironelli che giustamente ha sollevato qualche obiezione, qualche critica, ma insomma ci sta tutta, era anche scontento della sconfitta, anche se in realtà il Mestre ha giocato comunque molto bene. Andiamo invece adesso a vedere gli highlights del Bassano, un Bassano che dopo la sconfitta di Padova torna subito alla vittoria, un 2-1 fuori casa a Renate, e per il Bassano si profila una continua scia positiva, appunto se togliamo la sconfitta di Padova, l'ultima sconfitta è arrivata a dicembre, in questi tre mesi è stato un Bassano che ha sempre portato a casa risultati. Shadi Gauget, tu la società del Bassano la conosci bene, quando parliamo di solidità economica sicuramente il Bassano ci sta, forse la progettualità del Bassano non è sempre stata chiarissima in realtà, però è sempre lì in alto. Sì, non è sempre stata chiarissima, ogni anno cambia 5-6 giocatori. L'allenatore, però è sempre lì. Questo è frutto anche del lavoro, ho sentito l'intervista tra primo e secondo tempo della partita col Padova e si parlava di preparazione fisica. E facevano i complimenti al preparatore. Comunque ogni anno sono lì. In questo momento ci hanno avuto due mesi dove sono un po' calati, ma adesso hanno ripreso e girano forte. Io spero che arrivino almeno secondi, così almeno una bella rivincita per loro, per tutti quanti loro. Io rimpiango quel campionato che il Bassano doveva farcela al posto del Novara, poi anche lì qualcuno si è messo in mezzo, è successo qualcosa che nessuno sa. E nessuno sa, però alla fine è giusto anche che i tifosi del Bassano abbiano giustizia di quello che prima o poi il Bassano ce la farà arrivare in Serie B. Comunque io volevo vedere un discorso sui gol fatti e gol subiti, no? Che ti dicevo prima in pretrasmissione, no? Che il Bassano ha fatto 33 gol fatti e 23 subiti, non male per essere la terza forza del campionato, ha una più 10 come differenza reti e una media inglese molto buona, e quindi ha fatto veramente bene. Mentre la squadra che è seconda, la Reggiana, ha 30 gol fatti e 20 subiti, sempre più 10 differenza reti. Il miglior attacco del campionato è il Padova, la miglior difesa del campionato è quella della Reggiana con 20. Il Padova ne ha subiti 22 di gol ed ha la differenza reti migliore con più 14. Ecco, tu ci parli di gol, mentre terminiamo di vedere gli highlights del Bassano, andremo a vedere anche la classifica marcatori tra pochissimo, perché ci sono dei risultati importanti. Eccola qua la classifica, prego Melissa. 15 reti, Guerra della Fralpisalò, 13 reti, Marchi del Gubbio, 12 reti, Costantino del Sud Tirol,
11 reti Cappello del Padova, 9 reti Altinier della Reggiana e Miracoli del San Benedettese, 8 reti Comi del Vicenza, De Sena del Ravenna, Gomez del Renate, Terracino del Teramo, Ferretti della Feralpisolò, Mensà della Triestina, Piccioni del Sant'Arcangelo, Sottovia del Mestre, 7 reti De Giorgio del Vicenza, Arma della Triestina, Germinale del Fano, Cesarini della Reggiana, Guidone del Padova, Lupuli della Fermana e Minesso del Bassano. Se possiamo lasciare un attimo questa grafica, vediamo che ci sono tanti giocatori che giocano o hanno giocato in squadre nostrane, nostre qui, mi viene a vedere da dire ad esempio Germinale, ex Padova, c'è comunque anche il Padova Guidone, insomma Minesso del Bassano, Sottovia, insomma una classifica marcatori importante. Ma sbaglio o sogno o son desto? Ma manca un certo Neto Pereira, no? Manca Neto Pereira del perché deve essere a 6 gol, mi sembra Neto Pereira. Peccato, so, perché... Però vediamo, buon giocatore Neto. Vediamo una classifica marcatori formata da tanti giocatori veneti, questa insomma è un dato importante, vuol dire che le squadre nostrane segnano tantissimo. Sì, sicuramente... Abbiamo Cappello, 11 reti, Cappello ad esempio è un giocatore che nessuno forse si aspettava così nato in classifica marcatori. A me piace molto Sottovia del Mestre, È un giocatore che potrebbe anche meritare categorie superiori, secondo me, Sottovia. Zidanelli, settimana scorsa, scherzando, ha detto lo faccio giocare gli ultimi 5 minuti, tanto Sottovia sicuramente segna, questa è stata una battuta che ha fatto... Ed è Patavino, mi sembra, Sottovia. In sala stampa. È un Patavino. Bene, abbiamo visto la classifica marcatori, andiamo a vedere velocemente anche il prossimo turno, che si giocherà mercoledì sera perché c'è l'infrasettimanale. Vediamo la grafica. Gubbio, Renate, su Tirol e Teramo giocheranno mercoledì 21 marzo alle 16.30. San Benedettese e Vicenza mercoledì 21 marzo alle 18.30. Padova, Feralpisolò, Albino Leffe, Fermana, Bassano, Mestre, Triestina, Pordenone, Fano e Reggiana giocheranno mercoledì 21 marzo alle 20.30. Modena, Sant'Arcangelo è stata cancellata, riposa Ravenna. Allora, velocemente, Shadi Gauger, secondo te il match clou di questa giornata quale potrebbe essere? Padova, Feralpisolò. Senza dubbi. Padova sarà una bellissima partita. Anche Triestina Pordenone e per non finire per Bassano Mestre. Luigi, siamo d'accordo? Indubbiamente sì, forse la partita che andrei a vedere Bassano Mestre, il derby, bellissimo derby. Bassano Mestre mi sa che è aggiudicata. Sarà veramente una bellissima partita. Anche se in realtà è vero, ce ne sono tante altre importanti. Come sempre, prima della chiusura abbiamo le nostre rubriche, andiamo quindi a vedere i gol della settimana. Abbiamo scelto 5 tra i più bei gol segnati ieri. Con i nostri ospiti sceglieremo quella più bella. Allora, il primo gol è quello di Fioretti del Fano, che riesce a mettere in rete un tiro al volo di sinistro. Questo è il gol che dà il momentaneo vantaggio. Poi abbiamo il gol di Burrai del Pordenone che segna al secondo minuto. Un gran destro sotto l'incrocio. E questo è un gol veramente molto molto bello. Burrai tra l'altro ci ha abituato a questi gol. Il terzo è quello di Palma del Renate. Anche lui da centro area riesce a spostarsi. La deviazione di Bizzotto in questo caso è la palla che si insacca sotto l'incrocio. Il quarto è quello di Fabbro, anche qua un bel cross e tiro al volo. Vediamo, sembra Minesso che lancia a centro area e Fabbro di destro. Questo è un altro bellissimo gol. E l'ultimo è quello di Pozzebon della Triestina, anche qui insomma un gesto tecnico importante. Adesso faccio scegliere da voi due qual è secondo voi il gol più bello. Abbiamo visto 5 di veramente... Difficile scegliere. Io sono indeciso tra Pozze Bon della Triestina e quello di Burrai, però quello di Burrai sicuramente mi ha colpito più di tutto. Shani, tu da giocatore? Dico Pozze Bon perché il primo stop lo fa con le spalle alla porta e poi tira a giro, ha fatto un grandissimo gol. Bene, quindi... Quasi alla Del Piero Pozze Bon, una esatto. Specie di... Un po' più lontano, beh, difficile Pozzo Bon perché era molto lontano dalla porta, quasi 30, 25 metri sarà stato. Devo dire che la giornata di ieri ha riservato comunque tanti bei gol, insomma abbiamo fatto fatica anche a scegliere, c'era anche quello della Reggiana, bellissimo, ma insomma abbiamo scelto questi. Prima di chiudere vediamo anche la top 11 migliori giocatori di ieri, quelli che abbiamo scelto per comporre la squadra migliore di giornata.
Il nostro portiere della top 11 è Perina della San Benedettese. Difensori, a sinistra abbiamo Solerio dell'Albino Leffe, centrale abbiamo Sgarbi del Sud Tirol e Caidi del Teramo, a destra abbiamo Andreoni del Bassano. Centrocampo, a sinistra abbiamo Minesso del Bassano, centrale Lazzari del Fano e Burai del Pordenone, a destra abbiamo Mensà della Triestina. Attaccanti centrali abbiamo De Sena del Ravenna e Cianci della Reggiana. Mi viene una battuta, se possiamo lasciare un attimo questa grafica. Siamo stati un po' indecisi sul terzino da inserire oggi, magari Shadi così potresti essere stato tu bene in questa top 11, visto che tu, se non sbaglio, eri un terzino sinistro. Sinistro centrale, sì, tutte e due. Però insomma, come top 11... No, però c'è Solerio. Io Solerio l'ho visto giocare molto bravo. Quindi la scelta è stata giusta, la insomma. La scelta è stata giusta, sì. Luigi, qualche dubbio sulla top 11? Nessun giocatore del Mestre ha giocato così male a Ravenna. Ravenna è terza vittoria consecutiva, però. No, non ha giocato malissimo. Mestrino. Bisogna tenere conto che ci sono tante squadre. Sottovia non, rispetto agli altri. Sono stati scelti De Sena e Cianci perché entrambi hanno fatto una doppietta e sono e allora insomma, Cianci della Reggiana che è là che lotta per la zona alta della classifica. Insomma, abbiamo scelto loro. Ti devo dire però che Sottovia è stato spesso nella top 11 della Sottovia nostra. È il mio preferito, dai, Sottovia. È un grande attaccante. È forte. Con questo siamo giunti al termine anche di questa puntata. Io ringrazio vivamente per essere stato con noi il giornalista Luigi Spattanino, grazie. Grazie a te Enrico, alla prossima. Ringrazio Shadi Gauger, ti faccio un grosso in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie a voi. Perché le tue 200 e oltre presenze Serie C non siano vanificate, ti auguro insomma che torni presto a giocare. Speriamo di incrementarle. Esatto. Melissa, siamo arrivati al termine, mercoledì andiamo a vederci questo Padova. Certo, speriamo che vinca. Ecco, con gli auguri di Melissa, io vi ricordo che andiamo in onda lunedì prossimo, che potete seguirci sulla nostra pagina Facebook in settimana e vedere la replica di questa puntata sul nostro sito web. Dobbiamo salutare anche qualcuno? Ci siamo certo, ringraziamo il nostro fotografo Federico Battoer per le foto che troverete sulla nostra pagina Facebook C come Calcio. E prima di chiudere definitivamente la replica domani sera a 12:30, vi saluto, buona serata, a lunedì prossimo.